Qui siamo al mulino della Piagna, questo alla mia destra è il rio Tassaro. Questo torrente che nasce come rio Volvata e poi diventa Tassaro. Qui c'è la confluenza dell'altro torrente che è il Riolco. Questa è la famosa Valle dei Mulini, i mulini che fra questa valle, quella del Tassaro e quella del Tassobbio, erano quasi 38 mulini. Alcuni mulini ormai sono fatiscenti, distrutti, come questo della Piagna, ma c'era il mulino al Mulinaccio, ce n'era un altro sotto Crovara che è andato distrutto 30-40 anni fa. Queste acque che scendono a valle, oggi così copiose, ma anche in passato erano copiose, hanno macinato farina, grano turco, è stata quasi una macchina del tempo, ma queste acque hanno macinato anche ricordi, aneddoti, storie di vita di questa valle e continuano oggi a macinare ancora, anche se questi mulini non sono più in funzione, perché l'acqua che scorre è quella che meglio di ogni altra ci fa capire come trascorre il tempo. L'inverno si andava, dicevano in Belgio, andare a casa della gente dopo cena, andavano in veggie, si diceva, una sera a casa di uno, una sera a casa dell'altro, e poi giocavano magari a carte, a briscola, così. Lavoravano tutti la terra, non c'erano i trattori, tutto a mano, oppure con le bestie, aravano con l'aratro attaccato alle mucche, e poi, non so, quando c'era il grano turco, lo portavano a casa in tutte le famiglie perché tutti lo seminavano. Poi una sera si faceva, come si chiamava? A scartoccini. A scartoccini, lo chiamavano in dialetto, a scartoccini, che pulivano si le... Si sfogliava la pagnotta, insomma. Si sfogliava, che dopo facevano poi i mazzi che si attaccavano al soffitto a seccare. Allora una sera si faceva a casa di uno, una sera a casa dell'altro e poi tante volte magari lì a Crovara, ad esempio, c'era il suonatore anche, poi ballavano dopo sta serata e si divertivano così. Questo era il famoso mulino della Piagna, un vecchio mulino che ormai lo vedete tutto fatiscente, però questo è stato un mulino famoso. Andavano giù questi, venivano giù quelli del Casone, di Pineto, Spigoni, di Allegoreccio, c'erano tutte le stradine, portavano giù i sacchi del grano e poi tante volte stavano lì tanto che la macinassero e poi andavano a casa col suo sacco, o se ne avevano tanti, andavano giù con le bestie, con le mucche, il carretto, e così si passavano, c'era più confusione giù al mulino della Piagna che in paese. Qui era un famoso mugnaio che si chiamava Lodovico dalla Piagna in dialetto. Ricordando quelle poche volte che io l'ho incontrato, che l'ho intravisto, che ero bambino, rivisitando questa immagine nel tempo, mi sembrava quasi come Samuel Beckett, quei tipi asciutti, con i capelli bianchi, serio, longilineo, un po' la Giacometti anche, quei personaggi proprio filiformi, molto interessanti. Si racconta che era un bravissimo battitore di mole, sapere battere le mole in ogni mulino, perché questi mulini avevano tutte le macine orizzontali. Si racconta di lui che aveva questo cane che si chiamava Nicò. Aveva un bellissimo rapporto col suo cane, tanto è vero che lui lo chiamava, non lo chiamava col nome Nico, ma bastava soffiare nelle canne del fucile. Mi è stato raccontato che molti di Spigone, del Casone, venivano a caccia in questa valle, specialmente d'inverno venivano a caccia alla volpe. Allora passavano da questo mulino, da queste case, e chiamavano anche Ludovico. Un signore mi ha detto, ma dice, ho visto qui a casa di Lodovico che c'era il caminetto e poi dice, invece di esserci i bei pezzi di legno, i ceppi di legno dentro al caminetto, c'era un intero tronco che usciva, andava nel cammino e usciva dalla porta. Oggi il torrente Tassaro scorre veloce,
in altre stagioni scorre lento, piano, piano. E quest'acqua che scorre va a valle, porta con sé queste storie. Mi ricordo la storia di un grande vecchio che abitava a Casa Cimolla, che oggi lo potrei ricordare come Cleu Monet, con una barba lunghissima, famoso Cleu Monet impressionista delle ninfe A, delle pennellate veloci. Lorenzo assomigliava a questo impressionista francese. Era una persona molto allegra, burlone, burlava su se stesso, sulla sua famiglia, sulla sua moglie. Lo vedevo sempre quando andavo a messa a Crovara, al Vespro, così. E poi questo episodio che andava sempre all'acqua con i secchi in questo bosco, che c'era una fontanella, e però era stanco andare sempre a portare quest'acqua. E allora un giorno cosa ha fatto? Sapeva che era un po' gelosa sua moglie, e lui ha fatto un fantoccio, l'ha vestito e poi è andato all'acqua e lo abbracciava. E sua moglie al suo guardare, allora quando è andato a casa ha detto: te Lorenzo, te all'acqua non ci andrai mai più. Ha detto: perché? Perché t'ho visto. E da quel giorno all'acqua ci andava lei, però la donna non esisteva, esisteva solo il fantoccio. Mi ricordo sempre che veniva a trovare mia madre, che si chiamava Teodorica, che lui la chiamava Dorina, e poi si metteva a ridere e cominciava a raccontargli le sue storie. Mi ricordo che una di queste storie, dove lui metteva un po' la berlina, la moglie, che si chiamava Mariena, e diceva: Teodorica, sai cosa mi ha fatto la mia Mariena? Gli chiedevo tutti i giorni, prima dell'alba, di alzarsi, aprire la finestra per vedere che tempo che fa. E dice: la mia Mariena l'ha sempre fatta, ogni volta, diceva Lorenzo, ci sono le stelle, è nuvoloso. Una bella mattina, invece di aprire la finestra, ha aperto una credenza a muro. E la Mariena ha detto a Lorenzo: Lorenzo, aghi un scurcas anche glumatico, glumag, che vorrebbe dire è tanto scuro e sa anche di rancido, perché dentro alla volta le credenze a muro ci si metteva il formaggio e il lardo. La valle del Rio Tassaro è una valle dove ci sono paesi che sono antichissimi, come Spigone, che risale al 1315, in località gli Srai, in dialetto li chiamano, che sarebbe sotto Spigone. Prima di arrivare a Spigone c'è un castagno secolare, gigante, che ha una circonferenza di 11 metri. All'interno è bucato questo castagno, tanto è vero che mi è stato raccontato che durante l'ultimo conflitto mondiale avevano trovato rifugio 5-6 partigiani. Oggi il castagno è in pessimo stato di conservazione perché un fulmine l'ha colpito, però si può vedere ancora in tutto il suo aspetto gigante. Tutta questa valle è la valle del Tassaro e la valle del Tassobbio. Era sotto i conti della Palude. La famiglia da Palude ha origine nel XI-XII secolo e si stanzia principalmente nella zona del Reggiano fra Fabrico e Reggiolo. Poi col tempo si sposta anche nei territori di Appennino e occupa vari castelli, fra cui anche quello di Crovara. Tra i membri di questa famiglia il più famoso è Arduino della Palude, che è il capo delle milizie di Matilde di Canossa, ed è infatti grazie alla vicinanza alla famiglia dei Canossa che la famiglia della Palude comincia a prendere potere e si organizza con castelli che spesso sono posizionati a cintura e a difesa di quelle della famiglia da Canossa. Crovara poi diviene famosa fra XIII e XIV secolo, quando ad occuparla è Jacopino dalla Palude, che si era dato un po' al brigantaggio nei territori dell'Appennino e assaliva i mercanti di passaggio verso la Toscana,
fra i vari assedi che cercano un po' di ridimensionare Jacopino e la sua opera di brigantaggio, ce n'è uno che è passato un po' alla storia, quello del 1271, quando ci furono Parma, Reggio, Mantova e anche Castiglione di Toscana che organizzarono questo assedio, che durò per ben 2 mesi. Si pensava che quasi non si sarebbe riuscito a prendere il castello, se non che il vescovo di Parma, che veniva da una famiglia di tradizione militare, riuscì ad individuare il condotto che portava l'acqua al castello. E interrotto quello, si dice poi che alla fine Jacopino venne preso per sete. Siamo anche in una valle che è ricchissima di erbe, di erbe anche primaverili. Questo è il farfaraccio. Normalmente queste foglie diventano gigantissime. E cosa servivano queste foglie? Una volta si raccoglievano perché si mettevano nell'orto, sopra le piante che si andava a prendere le piantaroline di pomodori, si mettevano perché non prendevano subito il sole. Ma un'altra cosa che specialmente lo usava la cultura contadina, chi faceva il burro in casa, lo avvolgevano in queste foglie. L'equiseto è anche questa un'erba che cresce in questa valle, ce n'è in abbondanza perché cresce vicino ai torrenti. Equiseto la chiamavo coda cavallina perché assomiglia alla coda di un cavallo. E siccome contiene della silice, una volta chi doveva lavare i ramaioli, togliere via la fuliggine, si usava questa paglietta. E poi, per esempio, la usavano anche i falegnami, la facevano essiccare e la usavano come carta vetrata. Questo piccolo fiore, bellissimo, rosa, viola, è con una foglia molto particolare, tutta a macchiette chiare, si chiama pulmonaria perché assomiglia come i nostri polmoni. Ed è chiamato anche il fiore della passione. Nella valle ci sono buone novità. Per esempio, qui sopra di noi, a quasi 1 chilometro dal mulino dove ci troviamo della Piagna, è nato un bed and breakfast che è gestito da una coppia, una ragazza che è di origine padovana e di un ragazzo olandese che si sono incontrati in Australia. Perciò è una cosa molto bella, insolita, che trovano una collocazione in questa valle. Tante persone ci chiedono o pensano che sì, noi viviamo un po' nel passato, come è un ritorno nel passato. Per noi non pensiamo così, no? Una parte, sì, prendiamo le cose che andavano bene nel passato, come fare l'orto, come vivere più vicino con gli animali, essere più tranquilli, le piccole cose. Dall'altra parte viviamo in questo tempo, con internet, con la lavastoviglia, con tutte queste cose. Un po' una scelta mediata, prendiamo le cose buone che c'erano nel passato, che vanno conservate e teniamo anche quelle che la modernità ci ha offerto.
ci sono questi sentieri che ogni domenica sono frequentati da escursionisti e ci sono nuovi insediamenti, per esempio in località Casa del Chicchino è stato restaurato un mulino, un vecchio mulino che era il mulino del torrente Tassaro e il torrente Tassobbio, è quasi la fine di una storia che si ricompone, dove la valle dei mulini ormai sono tutti fatiscenti, ma alla confluenza un qualcosa si è ricostruito. La storia dei mulini del Tassaro è una metafora per ricostruire l'identità di questa valle, con i suoi ricordi, con i suoi nuovi insediamenti, con i nuovi sentieri per escursionisti, con una natura ancora incontaminata, integra, verde. Speriamo ancora che il torrente Tassaro, oggi così rapido, copioso d'acqua, fumeggiante, riesca a macinare storie future. Thank you.